Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Arte Rivista, la testata giornalistica di Arte Investimenti. Oggi sono con Federica, buongiorno Buongiorno, Federica, buongiorno a tutti voi. benvenuta, con cui vi parleremo delle ultime notizie relative al mondo dell'arte. E comincerei subito con una mostra molto interessante, Paul Strand tra fotografia e ragione, visibile fino al 3 luglio al Victoria and Albert Museum di Londra. Una grande retrospettiva, la prima dalla morte di Strand nel 1976, che traccia cronologicamente l'evoluzione della sua opera nel corso di 60 anni, dalle prime fotografie nel cuore di New York alle ultime nel suo giardino in Francia. Influenzato dall'arte cubista e astratta, Strand fu tra i primi a prestare attenzione allo spazio e alle forme nell'immagine a creare foto artistiche, trasformando così la fotografia moderna in una forma d'arte. Comunista convinto, Strand cercò sempre di dare un messaggio sociale e un significato alla sua opera. Grande viaggiatore, cercò l'utopia socialista in varie parti del mondo, dalle remote isole Ebridi al Ghana e al Messico. Prima di fotografare, Strand voleva conoscere e capire e per questo passava mesi nei paesi o nei villaggi che gli interessavano. Il suo lungo soggiorno nei primi anni 50 in una cooperativa agricola luzzara, nella Valle del Po, ha portato ad alcune delle foto più intense e al libro Il Paese, realizzato in collaborazione con Cesare Zavattini. Solo negli ultimissimi anni di vita, Strand smise di viaggiare e spostò la sua attenzione verso le cose vicine, soprattutto al suo giardino. L'ultima sala della mostra presenta infatti foto di piante e di fiori straordinariamente dettagliate, dimostrazione che la natura merita lo stesso rispetto e la stessa meticolosa attenzione e può creare la stessa intensa atmosfera. Ed ora passiamo all'Italia, Palermo, Palazzo Reale. Dal 19 marzo al 31 agosto sarà possibile vedere la mostra di Antonio Ligabue. La rassegna monografica Antonio Ligabue 1899-1965 Tormenti e Incanti intende fare conoscere i diversi esiti dell'opera dell'artista nel corso della sua attività, dagli anni 20 al 1962, declinati nelle diverse tecniche attraverso le quali Ligabue si è espresso. La mostra, anche attraverso le scelte di allestimento, permetterà di approfondire e scavare dei nuclei tematici fondamentali dell'artista, per vedere sia come variano nel tempo i suoi centri di interesse, sia come evolve un particolare motivo e reciproci transiti dall'uno all'altro. Due sono i filoni fondamentali cui si è dedicato Ligabue, gli animali esotici e gli autoritratti. Non mancano tuttavia gli altri soggetti, quali le scene di vita agreste e gli animali domestici, e alcuni ritratti su commissione. Io sono un grande artista, la gente non mi comprende, ma un giorno i miei quadri costeranno tanti soldi e allora tutti capiranno chi è veramente Antonio Ligabue. Prego. E il 23 aprile apre le porte Cantiere Disegno, una vasta esposizione grafica nella nuova ala del Museo della città di Rimini. La mostra, curata da Anna Maria Bernucci, Andrea Lo Savio e Massimo Pullini, porta in scena le opere di 50 artisti e sarà visibile fino al 10 luglio. Tra questi artisti spicca Angelo Maisto, un giovane napoletano che a proposito della sua ricerca artistica afferma: le cose, sempre più, vanno incontro allo svuotamento del loro significato simbolico. I fiori, il profilo di un albero, le piccole creature, il riflesso di un vetro, la presenza di un corpo, tutto ciò cerco di salvare. E proprio dell'artista Angelo Maisto abbiamo un breve contributo, andiamo a vederlo insieme. Appropriate papers or permissions. I'm
I'm no to bad tight situation. And then I head into your French windows. I thought it was a fake connection. I only got my name, I only got my situation. Ed eccoci tornati. Avete mai letto il libro Lo squalo da 12 milioni di dollari dell'economista Donald Thompson? Lo squalo al quale allude il titolo è quello imbalsamato e protetto in una teca di vetro. Una sorta di scultura firmata dall'inglese Damian Hirst, venduta a New York nel gennaio del 2005 per la modica cifra di 12 milioni di dollari. Se pensate che sia una cifra esagerata e fuori da ogni logica, abbiamo raccolto per voi una gallery con le opere più care vendute all'asta. Alla numero 10 troviamo un'opera di Pablo Picasso, Dora Maar Ouchat, del 1941, battuta da Sotheby's a Londra il 22 marzo 2006. La cifra di questo quadro è 51.560.000 sterline. Alla numero 9 troviamo un vaso cinese di porcellana del XVIII secolo, appartenente alla dinastia Chiangnon, ed è stato un affare, chiamiamolo così, da 53 milioni e 100 mila sterline. Eccolo qui. Alla posizione numero 8 abbiamo un trittico del 1976 dell'artista Francis Bacon, che il 14 aprile 2008 è stato battuto sempre a Sotheby's a Londra per la modica cifra di 85 milioni e 900 mila dollari. Alla posizione numero 7 vediamo ora invece un'opera di Gustav Klimt, eccola qua, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer, battuto all'asta a Christie's New York l'8 novembre 2006 a 87 milioni 936 mila dollari. Alla numero 6 abbiamo Il ragazzo con pipa del 1905 di Pablo Picasso, sempre a New York, e qui siamo nel 2004 invece, un'opera battuta a 104 milioni 168 mila dollari. Alla posizione numero 5 abbiamo una scultura di Alberto Giacometti, L'Homme qui marche, del 1961, venduto il 12 gennaio del 2010 ad un'azienda, non è dato sapere il nome, leggo a soli 65 milioni di sterline. Alla posizione numero 4 abbiamo Nudo, foglie verdi e busto di Pablo Picasso, un'opera del 1932, venduto tanto per cambiare da Christie's New York nell'aprile del 2010, battuto a 106 milioni 482 mila dollari. Saliamo sul podio, alla numero 3 abbiamo il famosissimo Urlo di Edvard Munch, venduto a 119 milioni 922 mila dollari. Alla numero 2 il Nudo rosso di Amedeo Modigliani, sempre battuto da Christie's a New York per 171 milioni di dollari.
E il numero uno va a Picasso con le sue donne di Algeri, battuto l'11 maggio 2015 per la modica cifra di 179 milioni di dollari, sempre ovviamente battuto nella casa d'aste Christie's. Bruscolini, insomma. Sì, insomma, poca roba, come si dice. E proseguiamo perché è stata inaugurata questa settimana a Milano, nei padiglioni di Rofiera, la 55esima edizione del Salone del Mobile, che si annuncia ancora con numeri da record. 330.000 operatori attesi e 30.000 visitatori non professionali solo nel weekend e 2.400 espositori, di cui il 30% esteri. A fare gli onori di casa il presidente di Federlegno Arredo, Roberto Snaidero, che ha accompagnato gli ospiti tra gli stand. Questo, ha detto, è finalmente il salone della ripresa, anche sul mercato italiano. Il settore arredo ha chiuso il 2015 con quasi 25 miliardi di fatturato, ovvero il 3,6% in più rispetto al 2014, anche grazie all'1% in più di ricavi in Italia, oltre che al boom dell'export, pari al 12,5 miliardi, ovvero il 6% in più rispetto all'anno precedente. Un'eccellenza indiscussa d'Italia, diffusa su tutto il territorio nazionale, che esprime l'orgoglio del nostro Made in Italy, che sarà replicato in Cina, ma sa guardare anche agli altri paesi. Milano si conferma quindi leader nel mondo per design e bellezza, ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuliano Pisapia. Il salone ci ha insegnato negli anni a lavorare insieme, pubblico e privato. Milano ha dimostrato quindi di essere pienamente una città internazionale, capace di attrarre turisti e talenti. Passiamo ora alla nostra città, quindi la città di Milano, dove da poco è stato aperto il Milano Frigoriferi Milanesi Centro per l'Arte Contemporanea, un nuovo polo dedicato all'arte e al collezionismo che raccoglie in un unico contesto tutti i soggetti e le funzioni connesse alla valorizzazione, all'esposizione e alla conservazione dell'arte. Spazio espositivo, centro di ricerca e di restauro, attiverà un programma culturale, formativo, sperimentale dedicato alle collezioni e gli archivi d'artista. Situato all'interno dello storico complesso industriale dei frigoriferi milanesi, appunto, il Centro per l'Arte Contemporanea avrà come direttore artistico Marco Scotini. Il centro comprenderà una grande area espositiva dedicata a collezioni italiane e internazionali, una temporary space per la Galleria d'Arte Contemporanea, un'innovativa formula di deposito visitabile, una serie di archivi d'artista, tra cui l'archivio Dada Maino, l'archivio Gianni Colombo e l'archivio Ugo Mulas. In occasione del MIART, appena concluso appunto nella nostra città di Milano, il centro ha inaugurato l'inarchiviabile, che sarà visitabile fino al 15 giugno 2016. Tra gli artisti presenti in mostra abbiamo Ketty La Rocca, Fabio Munari, Ugo Mulas, Pistoletto, Vettor Pisani, Gilberto Zorio. Abbiamo anche un contributo video realizzato dai nostri collaboratori, l'avvocato Michele Ciolino e Stefano Leone, i quali sono andati all'inaugurazione avvenuta il 7 aprile e hanno girato per noi questo contributo. Ufficio storico, gli ex frigoriferi, oggi Centro per l'Arte Contemporanea FM, una delle realtà milanesi nuove e collaterali alla fiera e che fanno di questo momento milanese dedicato all'arte un momento speciale. Marco Scottini, curatore di questa prima esibizione a FM, nuovo spazio, nuovo Centro per l'Arte Contemporanea. Un altro in questa Milano che sempre di più appare come una capitale dell'arte italiana, vorrei dire ancorata alle grandi capitali dell'arte del resto del mondo. È così, Marco? Sì, sono molto contento che si stia cambiando faccia, nel senso che credo sia una vocazione naturale per Milano che però ancora non si è realizzata. Pare che si stanno muovendo alcune situazioni
città che si può permettere di essere veramente all'altezza di altre capitali europee. La proliferazione di questi centri fa assolutamente ben sperare. Credo appunto che si tratta di nuove polarità che non vedono solo i poli espositivi ma anche le nuove accademie, le nuove riviste, per cui veramente credo che Milano ci sia il contesto ideale per poter ripartire. Sono sorpreso anch'io perché credo si tratti di una situazione appunto che forse a Milano non si rivedeva da anni, e se riuscissi a diventare appunto anche capitale della capitale italiana Marco dell'arte. Cristiani ieri di Galleria Continua, quando gli abbiamo chiesto, come chiederemo poi anche a te alla conclusione della nostra intervista, una sola parola per definire Milano, ha detto bentornata, no? Mi sembra un po' questo il concetto. Parliamo di questo spazio degli ex frigoriferi, sì. Ma la convocazione di ex frigoriferi. Ecco, in questo caso dovevamo trovare una formula che potesse essere innovativa anche rispetto alle realtà che già ci sono, e credo che FM si proponga veramente come un unico spazio in Italia del genere, nel senso che abbiamo cercato di coniugare un polo espositivo delle gallerie commerciali, che adesso sono quattro ma sicuramente saranno di più in futuro, e ci sono laboratori di restauro, c'è un dipartimento di art advisory, ci sono i Cavò dove importanti fondazioni adesso conservano le proprie opere, ci sono gli archivi, a partire dall'archivio Mula, l'archivio di Badamano, ci sono tutta una serie di realtà, per esempio le residenze, che dobbiamo ricalibrare il rapporto anche ai curatori. Ecco, ci piacerebbe che diventasse un po' una piattaforma dove tutte le realtà del sistema dell'arte contemporaneo si ritrovano, e credo che questo è un po' la specificità con cui il polo si presenta rispetto anche alla Fondazione Prada o alla Trussardi, che invece hanno altre vocazioni, Van Gaal Bicocca. Ci piacerebbe poter attivare una serie di sinergie che diventano immediatamente produttive, non solo espositive. E mi pare che ci siano tutte le componenti, gli ingredienti per questa ricetta. Due parole sulla mostra prima di arrivare all'ultima domanda. Due parole sulla mostra, è presto fatto. Il titolo è l'inarchiviabile, credo gli anni 70 siano stati archiviati troppo velocemente e sono stati archiviati in archivi giudiziari soprattutto, quindi riscoprirli dal punto di vista della creatività vuol dire veramente immergersi in un'avventura fantastica e davvero inarchiviabile. Milano in una parola. Milano in una parola, spero che si trasformi da ufficio in una grande piazza. Grazie a Marco Scottini e buon lavoro. Grazie a voi. Scatole chiuse di Gianfranco Baruchello raccolgono quello che rimaneva nel suo tavolo al termine di una giornata di lavoro. Queste sono tutte del 1975. Vedo un po' pallida oggi. Tu
tutta colpa di Gino De Dominicis. Potere operaio con Nanni Ballestrini. Questa è la mia dichiarazione d'artista con Cathy La Rocca. Ringraziamo Michele Ciolino per questo contributo. E andiamo avanti perché alla Fondazione Giuliani di Roma 50 carte di Giorgio Griffa illustrano un percorso esplorativo tra i più rigorosi svolti all'interno delle potenzialità del segno. Per la cura di Andrea Bellini, la mostra, aperta fino al 23 aprile, presenta lavori su carta realizzati dall'artista torinese, oggi ottantenne, dal 1968 al 2015. Il rapporto con i lavori su tela è serratissimo nell'indagine sulla natura del segno primario, elementare, essenziale, esteso a modi tratteggi. Sono tutte opere che l'autore realizza in una condizione psicologica di concentrazione passiva, ovvero di raccoglimento meditativo, come avviene negli esercizi zen. Dalla fine degli anni 60, infatti, l'artista torinese opera in quell'area della ricerca pittorica di tipo analitica, che indaga sugli elementi basici del processo che porta alla creazione dell'immagine. Per Griffa è molto importante quello che lui definisce l'immensa memoria della pittura, ovvero il passato sempre presente. Il suo minimalismo ha quindi un cuore antico. E Roma è anche la città che ormai ha adottato l'artista finlandese Hannu Paalosuo. Volevamo riproporvi il contributo di una sua mostra presso una famosa galleria di Copenaghen, ma prima volevamo salutarvi perché il nostro tempo è finito, quindi vi lasciamo con questo contributo ricordandovi che tutti i servizi e i video completi potete visionarli sul nostro sito www.arteinvestimenti.it. Esatto. Grazie per averci seguito. Grazie mille a tutti, arrivederci. Arrivederci. Copenaghen, città elegante dal fascino nordico, un tempo famoso crocevia dei mercati via mare e più tardi città delle fiabe e della sirenetta. In questa cornice magica si inserisce un'altra tappa internazionale delle mostre di Hannu Paalosuo, più esattamente nella prestigiosa Bredgade, la via dedicata ai musei e alle gallerie più esclusive di tutto il nord Europa. Allora Hannu, prima esperienza in Danimarca, com'è nata questa mostra a Copenaghen? Questa è una mostra che è nata molto inizialmente casualmente, come quasi sempre nascono le cose più belle, perché quando avevamo la mostra a Milano Marittima, nel Museo dei Sale di Cervia, questa primavera la gallerista è venuta per caso a Milano Marittima con questo suo amico, con un antiquario danese che vive a Roma. Ha visto lavori là, si è innamorato dei lavori e mi ha contattato e siamo qua. E il titolo della mostra, Life is a Paradise of Lies, la vita è un paradiso di menzogne, che cosa significa? Diciamo come sempre, io non ho mai spiegato più di tanto cosa vogliono dire, voglio che dicono qualcosa la gente, ma diciamo abbiamo scelto questo titolo perché come la galleria Danneskjold Samsø è conosciuta in Danimarca soprattutto anche progetti museali che fanno, lei lavora con istituzioni, lavora con musei, ha curato tante bellissime collettive nei musei danesi
E allora lei ha chiesto fare una sorta di retrospettiva. E questa mostra è nata come retrospettiva, sono dei lavori già un po' più datati tutti. Sono tutti lavori che hanno una storia sulle spalle, vengono a diverse mostre anche importanti. E il titolo è stato scelto perché era quella mostra nel 2002 a Helsinki che mi ha dato la celebrità in Finlandia, che è stato da dove è partito la carriera finlandese. E per questo, per dire, abbiamo scelto proprio a proposito dei lavori che hanno già girato molto, come per esempio questi che vediamo sulle spalle, che sono delle carte intelate, che sono, ho fatto per una mostra in Giappone, cioè adesso se non dico le bugie era 2004 la mostra, ma non lo ricordo precisamente, e dalla Giappone sono andate a mostra a Miami, poi sono state alla mostra a Washington e adesso sono arrivati qua a Copenaghen. Era un gruppo molto più grande di lavori che poi si è diminuito sulla strada, e diciamo questa unica volta ho voluto questi lavori perché qua sono diverse tecniche, e questa unica volta che ho fatto delle carte intelate, unica volta fino adesso, poi vediamo in futuro che cosa succederà. Vediamo. What is the concept of... Qual è l'idea di questa galleria? Penso sia un'idea ancora poco diffusa. Il mio sogno era quello di aprire uno spazio dove poter portare l'arte contemporanea internazionale in grado di diffondere messaggi senza tempo, messaggi forti, che sono importanti per tutte le culture e tutte le società. E oggi sono qui, al centro della via dedicata alle gallerie d'arte di Copenaghen, e lavoro con esponenti internazionali dell'arte contemporanea. Inoltre questo spazio è dedicato allo scambio culturale. Si tratta di riunire gruppi sociali diversi, persone che sono interessate all'innovazione, persone aperte al cambiamento, e dimostrare loro come comprendere e come usare l'arte per ottenere ispirazione in altri ambiti. Perché secondo me gli artisti sono i veri sismografi della società. Sono capaci, con la loro sensibilità, di scoprire subito che cosa c'è che non va nel nostro pianeta. È molto interessante scoprire, quando si mostrano dipinti come questi o installazioni, che anche quando le persone non comprendono, se le aiuti, se apri con loro un dialogo o un dibattito su questo argomento, ti daranno ascolto. Quindi il mio messaggio è quello di educare e di insegnare alla società danese ad essere più aperta e ad accogliere l'arte internazionale. Come hai conosciuto Hannu Paloso? Ho incontrato Hannu Paloso questa primavera, quando ho visitato lo splendido museo di Milano Marittima. Lì ho scoperto le meravigliose esposizioni dei suoi dipinti e ho voluto conoscerlo. E abbiamo capito subito che abbiamo la stessa idea e la stessa percezione dell'arte, ed è per questo che amo il suo lavoro. Gli ho proposto di allestire una retrospettiva, che vedete adesso, che propone l'ultimo decennio del suo fantastico lavoro. Ciò che è veramente interessante in questo artista è che è senza tempo. La sua arte ha una connotazione scandinava, ma allo stesso tempo universale. Hannu lavora con i simboli. Raramente ci mostra nei suoi dipinti i volti delle persone, ma in modo più sottile, più intelligente, ci mostra solamente le sagome o
sulle schiene delle persone, lasciandoci così lo spazio per interpretare i sentimenti del soggetto. Secondo me la sua firma, forse lui non sarà d'accordo, è il ciclo delle sedie. Sedie che vengono rappresentate o vuote o con delle sagome di persone. E così quando osservi queste sedie ti aspetti o che qualcuno stia per arrivare o che qualcuno se ne sia appena andato. La sua arte ha a che fare con il contrasto e le contraddizioni, ma soprattutto rappresenta valori senza tempo, valori e ricordi in cui tutti noi ci possiamo riconoscere, indipendentemente dal background culturale a cui apparteniamo. E la cosa meravigliosa è che durante la conferenza stampa per la presentazione di questa mostra, il direttore generale del Museo Nazionale di Stoccolma ha voluto commentare la splendida arte di Hannu Paluusuo. Anche lui ama la sua arte, mettendo in luce significativi riferimenti alla filosofia shakespeariana. Quindi sono davvero felice e anche il pubblico scandinavo ama i suoi lavori. Per me è un privilegio ospitare questa esposizione. Proprio qui a Copenaghen hai ricevuto una buona notizia, si può anticipare sulla prossima mostra che ci sarà? Sì, e poi diciamo sono anche più di una bella notizia, perché ovviamente qua con Galleria Danneskiöld Samsø abbiamo parlato molto anche di futuro, che il mese prossimo sarà la fiera di Copenaghen, si sarà poi via fiera di Stoccolma, abbiamo dei progetti, grandi progetti con lei, di collaborazioni futuri. E oltre questo, ieri, proprio ieri, via email è arrivato, dopo mesi che ci stiamo trattando, parlando, è arrivato finalmente invito ufficiale per aprile prossima in una mostra nel Circolo Reale delle Arti di Barcellona.